Dall'ippodromo del Mediterraneo di Siracusa in diretta ancora una volta da Cavalli e dintorni. Avremo in studio l'opportunità di presentare qualche novità, qualcosa che è successa per l'ippica nazionale, ma soprattutto di parlare di quanto intorno alla passione del cavallo ci sono associazioni e centri di equitazione sul territorio siracusano e soprattutto della nostra Sicilia. Vedremo anche come si sta, cioè, di moda la gingana western che sta andando, ne parleremo con esperti. Poi andremo nella scuderia di Vanessa Guerrieri per andare a conoscere i segreti di questo Umbibest che anche sulla sabbia ha fatto benissimo e i pronostici con l'addetti ai lavori. Naturalmente Sabina Rizza al social box per dare il benvenuto anche sul web. Certo, anche il mio benvenuto per quanto riguarda il box interattivo. Vi ricordo di seguirci anche in streaming su diretta web dal sito telestarsr.it. Partecipate a noi e quindi intervenite per quanto riguarda gli argomenti trattati in questa puntata attraverso il gruppo di Facebook Cavalli e Dintorni. Se volete rivederci poi potete farlo attraverso YouTube cliccando la parola Telestar. Andiamo agli ospiti, apriamo sullo studio e ringraziamo Claudio Renda che è venuto per la prima volta a trovarci. Lui è capogruppo delle Giacche Verdi, spiegheremo di che cosa si occupano le Giacche Verdi, è tecnico e giudice della Associazione Italiana Gincana Western. Ok, quindi siamo sul tema, il cappellino ce l'abbiamo sul tavolo, quindi insomma ne parleremo oggi grazie al tuo impegno. E poi il nostro allenatore Stefano Postiglione, grazie di aver detto sì all'invito, ci condurrai poi nella seconda parte meglio ancora per quanto riguarda i pronostici. Bene, allora la schermata contatti l'abbiamo dato, passiamo direttamente al primo argomento, la passione intorno al cavallo tra maneggi e associazioni. Ne parliamo, come vi dicevo, con Claudio Renda. Intanto voglio presentarti un po', una grande passione intorno a quella del cavallo nella tua vita, da quando eri piccolo forse? 15 anni. Da quando avevi 15 anni, hai iniziato come? Ho iniziato così, per passione, con il primo cavallino me l'ha portato il papà a casa, un pony, era un pony, da lì è nato l'amore verso questo animale stupendo, dove tutt'oggi ci passiamo molte ore del nostro tempo giornaliero. Il nostro primo approccio lo facciamo con un manifesto che voi avete realizzato, un manifesto del Maeggio, lo vediamo qui, l'inaugurazione è prevista il 22 marzo, è un giorno in cui ci sarà la possibilità di musica, ballo country, pony club, è la prima tappa del campionato regionale di Gingana Western. Perché nasce il Maeggio? Ripeto, il Maeggio nasce dalla mia passione verso i cavalli, anche grazie, dico, a mia moglie che mi accompagna in questo cammino che piace pure a lei, e abbiamo voluto creare questo maneggio qua nella nostra zona di Siracusa, vicino all'ippodromo, siamo vicinissimi qua in zona Maeggio, dove ci occupiamo a 360 gradi dall'equitazione, dal monte americana alla gincana western, al salto ostacoli, al pony club, trekking di campagna. Ci hai portato delle foto, le vediamo insieme,
peraltro sì. È una bellissima. Quello sono io con la mia compagna di avventure, che siamo sui Monti Blei. E questi sono i nostri paesaggi. I nostri paesaggi, siamo sui Monti Blei, dove organizziamo sempre del trekking con amici, clienti che vengono anche da fuori solo per vedere questi paesaggi, che a piedi non possiamo andarci, ci usiamo il nostro amico cavallo come mezzo per arrivare in certi punti. Sono tantissime i percorsi che voi realizzate, ne vediamo ancora con le altre foto, sì, questi qua. Momenti che poi sono veri e propri relax. Si stacca la spina, dalla città immersi nella natura, stacchiamo la spina e ci dovete rilassiamo. Staccare anche i cellulari allora, se staccate. Brava, dalla foto si vede che erano tutti, infatti io non lo volevo mettere quella foto perché l'avevo detto, tutti con i cellulari non piace. Ma va bene, perché intanto significa proprio sei tanto rilassato, ti piace bene, quindi fai le foto, cioè, però è anche vero, è un momento in cui rompi con tutta quella che è la tua quotidianità e ti metti in un mondo che ti riserva, poi vai a passo del cavallo, segui il ritmo del cavallo. Che relazioni c'hai con le equitazioni, con i centri maneggi, Ster? Io? Ho visto, non è proprio il mio campo, però vedo che tanta gente appassionata si avvicina ai cavalli. Tu sei diavola? Sta il centro ippico avolese che ha sfilato anche per carnevale. Hanno fatto il gruppo mascherato. E io a carnevale purtroppo lavoravo. Ah, ecco, te lo sei perso. Comunque sono delle realtà molto presenti sul territorio. Sì, non ho il tempo di guardarle queste cose, però sento e anche gente che delle volte mi dice, sai, sono qua, lavoro con i cavalli, ho dei cavalli per passione, quella mi fa piacere perché tutto quello che rappresenta il cavallo, anche le persone che ci stanno vicino per curarlo, per montarlo, per tante cose, fa solo che piacere sentirlo. Tu sei di Roma, quando sei venuto qua l'hai sentito questo forte legame tra il cavallo e il siracusano? Allora, io nel tempo, questo dopo un mese e mezzo già capivo che cosa era l'ambiente di Siracusa e che cosa vuol dire stare vicino al cavallo. Andiamo avanti con le foto di Claudio Renda, anche perché possiamo capire cosa fate all'interno. Questi sono dei bimbi. Sì, quello è un bimbo dove gli stiamo spiegando l'ostacolo della gincana, che noi pratichiamo sia con il Pony Club, la gincana western, e gli stavamo spiegando come approcciarsi proprio con l'ostacolo, lui e il cavallo. Bene, quindi avete un'area riservata proprio per i piccoli, invece qui ti vediamo impegnato. Sono io con la mia cavalla. Che ha un bellissimo colore. Che è una paint col manto palomino. Sì, è la cavalla che andremo a gareggiare a Reggio Emilia. Sì, questa è durante una gara a Piazza Armerina della seconda tappa regionale. Cosa si fa nelle gare di Gincana West? Allora, le gare di Gincana Western, intanto questa disciplina, la Gincana Western, spiego, è una disciplina creata con l'obiettivo di avvicinare l'equitazione americana e i cavalieri alla monta americana. Ci sono vari ostacoli che... Senti, per i profani, è proprio quella dei cowboy con questa staffatura lunga? No. È molto più tecnica. Ah, ecco. Tecnica. Visto, io non ne capisco nulla, è molto più tecnica. Non è il cowboy col vitello, tu dici l'alto. Quella montagna. Nella nostra gincana no, non c'è. Però già nelle gincane, tipo, già andiamo fuori, Germania ha inserito il vitello come ostacolo pure. Noi abbiamo soltanto i paletti, i barili, il cancelletto, come possiamo vedere nell'immagine c'è il quadrato, c'è un insieme di ostacoli che prende tutta l'equitazione, dal salto ostacolo al barrel, al pull banning, a tutte le altre discipline. Bene, e ancora avanti con le foto, queste insomma ci richiamano al tuo impegno. Sì, anche quelle nel mio maneggio che... Stavo allenando la cavalla. Ecco qui ti vediamo come capogruppo delle giacche verdi. Chi sono e in questa foto cosa state facendo? Qua siamo al raduno regionale che c'è stato nel 2013 con le giacche verdi di tutta la Sicilia. Infatti quest'anno rinnoviamo l'appuntamento a maggio alla playa di Catania, in una riserva vicino, dove rifacciamo il raduno regionale, dove ci incontriamo tutti i gruppi della regione. Ma cosa sono le giacche verdi? Allora, ricordo che le giacche verdi sono un'associazione di volontariato per la tutela dell'ambiente e del territorio.
diciamo sempre, tutela dell'ambiente, che ne troviamo in giro. E sul territorio in che modo insomma aiutate, in che modo sostenete questo? Noi facciamo diverse attività, dal controllo del territorio, che diamo una mano alla forestale, alla polizia provinciale, perché come vediamo certe volte nelle strade troviamo rifiuti, delle carcasse di elettrodomestici, tutte queste cose, noi facciamo delle segnalazioni e sempre facciamo il discorso di monitoraggio del territorio, dove i mezzi meccanici non possono arrivare, arriviamo noi con il cavallo. Allora, ricordiamo, il centro ippico Il Meggio, aprirete il 22. Il 22. Avete scelto una sera perché così... si può fare baldore, sì, insomma, sì. Tutto a tema musicale country. Giorno 23 invece, prima tappa del campionato regionale di Gingana Western. Però io, una volta che avevo Claudio, smanettando anche con i centri ippici, che ormai siamo diventati tutti una grande famiglia su Facebook, ho la possibilità di farvi vedere come col risveglio della primavera si sono risvegliate tantissime attività. Innanzitutto, perché dell'equitazione anche sui bambini? Andiamo a vedere una piccola schermata che io ho trovato. Ed effettivamente mette in risalto come l'equitazione favorisce la socializzazione, il rispetto delle regole e la disciplina, le capacità motorie e scaricare energie represse. Va bene quindi per i più piccini, non è pericoloso, vero? Da mamma. No. Guarda, il bimbo che vedevi era mio figlio. Noi siamo abituati con i cavalli nevri dell'ippodromo, quelli non vanno bene, anche se ne ho trovato qualcuno che poi no. È stato... non è rieducato. Vero. Non è vero, io l'ho avuto un puro sangue dell'ippodromo. Nome? Non te lo ricordi? Angel Gold. No, sì. Non me lo ricordo. Te lo ricordi tu? No. Non ti ricordi. Sì, Angel Gold. Bravissimo. Rieducato? Comunque per... Sì, sì. Riaddestrato. Allora, vi do come appuntamenti e vediamo il doppio manifesto successivo, quello appunto della SIS, che insieme ad altre associazioni sul territorio promuoverà proprio dal 13 al 16, quindi in procinto di già da domani e dopodomani, il campionato regionale Gingana Western, Monta da Lavoro, Pole Beading, che non so che cosa sia, Barrel Racing. Ma... Dimmi. Me lo spieghi? Così. Barrel, te lo spiego. Il barrel si fa con i bidoni, uh-huh. E c'è questo percorso da percorrere. È il pole beading? Sono dei paletti messi in linea con una distanza uno tra l'altro e in massima velocità si deve fare senza far cadere. Ok, c'è la Retusa che è un country dance, c'è l'Associazione Italiana Cultura e Sport, c'è la società ippica e non la leggo e niente, ci sono diverse altre collaborazioni con la Federazione Internazionale del Turismo Equestre, ma vi volevo sottolineare e andiamo al manifesto, mi faccio aiutare dalla regia, che ci sono diverse altre iniziative. Andiamo a Melilli il 25-4 con il centro ippico San Sebastiano, che presenta il Country Day e quindi sono rimaniamo pienamente in tema. Voi andate? Sì, siamo amici. Ah, benissimo. Siamo una squadra, diciamo. Quindi ne avete di impegni per questi mesi? Guarda, io personalmente direi di sì, perché andiamo dal regionale al nazionale, perché tipo ora abbiamo la prima tappa da me, la seconda tappa che dopo vedremo il manifesto a Porto Rosa Cavalli, poi abbiamo Reggio Emilia e Salone del Cavallo Americano, Verona Cavalli, Roma Cavalli, cioè siamo in movimento tutto l'anno. È diciamo. Bello, è bello. E allora, invece il Dipartimento di Equitazione Sociale ha organizzato un weekend a cavallo sul Parco Nebrodi. Si va il 29 e il 30, si paga quota e tutti i due giorni si è immersi nella natura di questi parchi meravigliosi. Ancora altra iniziativa, la Rocca, l'Horse Raid Event, che ha organizzato a Castel di Judica il 30 marzo una gara di categoria S Promo 40 km. Qui si fanno 40 km a cavallo, suppongo. Sì. Benissimo, invece ecco qui il Porto Rosa, sempre l'Horse Raid Cup con la stessa organizzazione, andiamo fino in fondo con Porta Rosa Cavalli, di cui se vediamo successivamente l'altro manifesto, eccolo qua, quello che già ci annunciavi. Noi. E che cos'è? Facciamo la seconda tappa con lo special event di Gincana Western, che la faremo a proposito a Porto Rosa. Abbiamo scelto il Porto Rosa per dare l'opportunità pure a fare conoscere la nostra disciplina, che è da poco che è sulla regione Sicilia. Avete già molti iscritti? Beh, sul territorio sì. Territorio sia nazionale, ma sta nascendo tanto sul regionale. Dove risposta c'è stata nel territorio siracusano?
È una disciplina comunque che allora, già era conosciuta, però non molto praticata. Non molto, si stanno muovendo perché stiamo andando a sfolverare vecchie passioni, perché chi c'è stato prima l'ha abbandonato, ora grazie diciamo alla mia pubblicità, al mio coinvolgere le persone, stiamo creando un bel gruppetto, ma siamo abbastanza numerosi a livello regionale. Già questa cosa mi dà onore, diciamo, perché quando quest'anno siamo stati a Verona, la regione Sicilia, eravamo un po' debolucci, ma quest'anno siamo molto rafforzati su questo settore. Tu sei stato a Verona, che esperienza ne hai avuta? Che differenza vedi tra il nord, purtroppo, e il nostro sud? Abbiamo tanto da... Non dico, i nostri campioni ce li abbiamo qua in Sicilia, non mi dispiace dirlo, tipo abbiamo il campione europeo di Barel che è qui a, a Piazza Armerina, Roberto Arena, però ce l'abbiamo qua in Sicilia. Ci mancano un po' di strutture. Un po' di strutture, che quello manca. C'è da reperire fondi. Comunque ti facciamo i nostri migliori auguri, insomma, grazie, per l'apertura di questa nuova realtà, e magari poi ti verremo a trovare così ci date una dimostrazione di quella che è la vostra realtà. Noi invece adesso andiamo in scuderia per vedere un attimino quelle che sono state le ultime performance di Umbibest. Allora, lui è classe 2011, è un maschio baio, ha fatto benissimo qui a Siracusa, ha vinto la prima in una condizionata, terzo nel premio handicap principale a metà di gennaio nel Galà, il premio Sicilia sui 1500 metri, che vengono definiti un po' quella che è la sua distanza ideale dalla scuderia, quella che ci ha creduto di Vanessa Guerrieri e del proprio team, che lo hanno acquistato nel dicembre del 2013. Allora, con questo servizio abbiamo un po' cercato di raccontarlo. È bello, snello, agile e veloce, e a Siracusa sta imponendo la levatura più volte già dimostrata in altre piazze d'Italia. Ci ha creduto il team della scuderia di Vanessa Guerrieri quando si è deciso di acquistarlo a dicembre dell'anno appena trascorso. Vantava un buon curriculum il figlio di Whipper e Paslock, con un quarto posto in lista del race in quel tracciato romano che inaugura la carriera di Umbibest. Il primo allungo di questo maschio baio classe 2011 in pista siracusana lascia stupiti addetti e pubblico. Vince una condizionata sui 1200 metri il giorno di Santo Stefano, decidendo di non voler scendere più dal podio. Così anche per il Galà di metà gennaio va su alla terza moneta dell'handicap principale, il premio Sicilia, sui 1500 metri, conferma che lui c'è e, seppur attraverso un delicato momento legato al passaggio d'età, può rimanere sempre tra i primi. Dai 2-3 anni ha avuto qualche problemino sulla crescita e allora non stava bene. Infatti qua appena arrivato ha fatto subito quel primo che si è messo subito in mostra. Dopo ha avuto quel calo perché ha fatto il cambio d'età, c'è stato qualche problemino, e adesso il cavallo si è ripreso in ordine. Nell'ultima uscita prova il tracciato in sabbia, ma non è di certo un problema. Dutile, in forma, piazza due lunghezze tra sé, primo al palo, e gli specialisti Ciulpas e Guerra e Pace. Plauso raccolto in scuderia. L'impressione è buona perché ha vinto. La mia impressione è che 1100 è un po' corta, perché si è visto che all'inizio, quando è partito, lui è rimasto un po' indietro. Poi mio figlio l'ha fatto aggiustare, se l'è messo un po' in mano, e appena lui si è sistemato è venuto con facilità a vincere. La sua distanza sono i 1500 metri su un tracciato ammorbidito da qualche goccia di pioggia. 1100-1700, qual è la sua distanza e qual è il tracciato che preferisce Umbibest? A mio parere, onestamente, sui 1.500, ma al limite sui 1.600. 1.400-1.600, questa è la sua portata. Tracciato? 1.100 è un po' corta. Tracciato in erba o tracciato in sabbia? No, lui è duttile, fa tutti i terreni, non ha problemi. Meglio un terreno un po' morbido. Come lavora? Che tipo è? Come si esprime? Sia in allenamento che in corsa? Ammettiamo che lei ha due figli, no? Uno è bravo e uno è un po' monello. Questo è quello bravo. Tranquillo, lavora, non ha nessun tipo di problema. Non è un cavallo che
che so, tira, è tranquillo, fa tutto quello che gli dice a Fanini, gli butta il retino addosso e lui lavora tranquillamente. In corsa? In corsa è un cavallo serio, tranquillo, non ha problemi. Ha avuto qualche problema, diciamo, per l'età, perché ha fatto il cambio d'età, adesso si è tranquillizzato di nuovo. Quali sono le mire, le prospettive future su Umbibest? Beh, adesso noi rimaniamo a Siracusa col cavallo perché vorrei che lui si completasse di questo cambio d'età che ha fatto. Nel momento che lui è completo, aspiriamo a fare qualche corsa buona fuori. Bene, sicuramente ha fatto ben vedere. Che ne pensa l'allenatore Postiglione? Il cavallo ha di recente anche stupendi a Roma, è corso benissimo quando c'era anche la Cascione Melania. E poi è venuto qua, ha avuto un attimino di incertezza, forse il fatto della crescita, e poi si è confermato un cavallo utile in tutte le distanze. Peraltro vuole andare poi a provare altre piazze, così come ci sono tanti cavallini che stanno provando fuori, giusto Sabina? Che sì. Cronaca porti. Certo, noi dobbiamo andare orgogliosi dei cavalli che sono in questo momento a Roma e anche dei fantini, dell'allievo fantino come Damiano Migliore, che a Pisa San Rossore ha vinto di recente un handicap principale con Martorano, un allievo di Marco Gasparini, quindi insomma forza Damiano e sempre tanti complimenti. Per quanto riguarda invece i cavalli che in questo momento militano nel quel di Capannelle, facciamo riferimento a Gancio Cielo, a Noir Blue, a Mister Gotham, tutti e tre portacolori di Calogero Luppi. Claudio Impelluso al training se ne occupa, dobbiamo dire, Salvo Indomenico, che intanto salutiamo, dedica, sì certo, sperando gli dedica che gran parte del suo Sicilia. Tempo Salvo, noi ti facciamo tantissimi complimenti ovviamente a tutto il team. Gancio Cielo viene da un secondo e un primo posto a Roma, Noir Blue dopo diciamo l'esordio non brillante nella pista delle Capannelle riesce poi a trovare una buona seconda piazza, e Mister Gotham, anche lui per Mister Gotham una corsa diciamo di esordio all'ippodromo non brillantissima dovuta a delle cattive condizioni fisiche, anche al fatto che il cavallo aveva sofferto molto il viaggio, ma poi si è rifatto ampiamente nella corsa successiva, nella prova successiva, trovando un buon terreno. Ah, io so che Mister Gotham lo stanno preparando sì. Per delle corse importanti, vedremo se poi riuscirà sì. Anche ad superare delle tappe più... Sì. Più impegnative. Trova quindi al debutto un terreno pesante oltre a tutti i vari ostacoli e poi dicevo si è rifatto ampiamente nella prova successiva, trova un terreno buono e vince benissimo, quindi complimenti. Chi c'è da salutare sul web? Su web c'è da salutare Giuseppe Cannarella che ci ha dato il cavallo del giorno, dopo ve lo riferirò, e Giuseppe Gentilesca, Peppe Cuccia, insomma i soliti appassionati. Bene, allora grazie tanto a Claudio, grazie adesso a voi. Permettiamo di lasciare lo studio anche perché ci addentriamo in campo tecnico e tu di ippica, quella che si corre sui tracciati dell'ippodromo, no. Non ti ispira, no, diciamo così, non mi ispira. Meglio il western. Sì. Va bene, allora su col cappello in testa, allora grazie mille a di voi. Essere stato qui con noi, ancora i nostri complimenti perché comunque dimostrate la grande passione che c'è sul nostro territorio, grazie Claudio. Grazie. Bene, adesso ci caliamo all'interno di quello che è invece il convegno in programma sabato all'Ippodromo del Mediterraneo. Ritorna la corsa Tris nazionale, e questo grazie ad una circolare ministeriale che ha previsto alcuni rimborsi e che permettono a proprietari, allenatori e fantini di ottenere qualche piccolo rimborso per occupare questo campo partenti. E questa è una grande cosa, giusto? Diciamo che non è la stessa cosa di come era prima, sì, però è un piccolo passo, perlomeno è ritornata, diciamo. È un piccolo passo per andare a trovare questa persona che fa il western, così almeno la domenica c'ha qualche soldo per andare a divertirsi. No, la corsa molto... Tris ha un suo fascino particolare, sì. Stefano, ha un suo schema particolare. Diciamo che non è più come quella di una volta, e questo è anche perché ovviamente sappiamo perché è così. Ha perso tanto di quel fascino che era l'evento Tris, che c'era il questa il è una brutta conseguenza del periodo di crisi, della mancanza di riforme, di sostegno da parte, insomma. Ma anche per me, secondo me, quello che è stato più incisivo è stato proprio chi ci governa,
non ha capito la sensibilità oppure delle passioni che ci stanno in questo mestiere e che poi danno una corsa così importante. Allora, intanto ritorna questa handicap di invito, è la corsa 6 di sabato all'Ippodromo del Mediterraneo, ne vediamo la schermata, il premio Simonte sul miglio in pista grande, impegnati ben 14 soggetti, apre la scala pesi che va da 64 ai 52 kg, Super Coral. Ci sono tanti soggetti di cui possiamo parlare, tra cui appunto Vittoria Day che è molto scarica in perizia, Notte dei Desideri, adesso chiederemo lo stesso Stefano Postiglione, Alta Quota, Copro Passo, Mystery Cool che è molto chiacchierato, vediamoci questo servizio presentato dalla stessa Sabina in modo tale da rivedere le ultime performance dei protagonisti. Sono 14 gli anziani al via nell'handicap a invito sul miglio che chiude il palinsesto, un campo partenti che dà prime chance a una Vittoria Day fresca di un posto d'onore in un contesto simile. Vicina poi nella valutazione Notte dei Desideri, che in quella stessa occasione gli finisce alle spalle. Delusa invece Copro Passo, che però ha dimostrato i suoi ottimi mezzi, ad esempio nell'HP del Città di Siracusa di metà gennaio. Sicuramente l'allievo di Claudio Impelluso detterà, come è usuale fare, il ritmo della gara e oggi può arrivare fino in fondo. Specialista della schermata e ben messo in perizia, poi Mystery Aitoi. Un peso velenoso e una buona monta, quella di Federico Bossa, accompagnano Brigantakiram. E buone voci, infine, per il debutto in pista di Mr. Cool. Pericoloso pesino, se si adatta subito al tracciato siracusano. Bene, Stefano Postiglione, che ne pensi di questa corsa? Che ne pensi di Notte dei Desideri? Allora, comunque è uscito benissimo il campo dei partenti e quei cavalli che abbiamo visto in questo inverno anche veder correre su questo tracciato. Più che altro è il terreno che speriamo che venga un pochettino a piovere, che dà ragione a tutti anche per non declassare qualche cosa, qualche rivalsa. I cavalli che io temo sicuramente sarà Polar Game, questo cavallo che ultimamente ha acquistato Vincenzo Caruso, Mystery Cool, che è una cavalla, scusa, che ha dei buoni trascorsi, e la Vittoria Day che ultimamente mi ha battuto proprio a 5 metri da Paolo il secondo posto con Notte dei Desideri, e nel pesino non si discuterei Jolly Cadeau, che ha corso sabato e ha fatto una bella impressione. Allora, su Jolly Cadeau io devo accennare che proprio nel premio la quinta corsa di sabato scorso c'è stato questo trio che è stata siglata proprio da lei e da Arbau insieme con Ora Zulu e Kane Wunder, che non ha fatto nessuno, si è creato un jackpot di 7.494,50 euro che sarà riversato nella prima corsa tris di sabato, quindi nell'handicap discendente sul doppio chilometro che aprirà poi il campo partenti. Restiamo sul premio Simonte cercando di capire invece cosa ne pensa il web, grazie ai pronostici che ci arrivano su Facebook. Allora, c'è chi dà Vittoria Day come netta favorita, come ad esempio Peppe Cuccia, come Salvatore Mangiafico, diciamo che si annuncia un match tra Vittoria Day e Notte dei Desideri, interferirà Copro Passo per molti, il signor Ben invece aggiunge Polar Game, Super Manif, anzi ci dà proprio l'ordine, visto che si tratta di una tris quartè quintè, per cui nell'ordine la sua selezione c'è Polar Game, Copro Passo, Super Menife, Mister Aitoi e Brigantakiram. Mister Cool, dice il signor Benny, se è un cavallo farà il canter. Ed è qui, proprio in questa corsa, che c'è il cavallo del giorno che ci ha dato Giuseppe Cannarella, che è proprio Mister Aitoi. Mystery Cool, dobbiamo dire che comunque ha lavorato benissimo, è molto chiacchierato all'interno delle scuderie, peraltro vanta la monta di Mariolino Esposito ed è stato anche citato come sorpresa da parte della segreteria Corse. Notte dei Desideri è pesante, è un peso possibile per... Guarda, Notte dei Desideri è un cavallo che secondo me il peso non dà tanto in questo momento per lui, poi l'altro è lui che deve capire come si vince a Siracusa, perché è un cavallo che ti lascia sempre con la mare in bocca, già dalla prima volta che lui ha debuttato in questa pista, che ha corso proprio insieme a Coupe de Dallon,
che lui non perde da, non ha paura de, degli avversari, solamente che non ha paura di vincere questo cavallo. Ma è troppo generoso, magari è un cavallo troppo generoso. Non ancora, secondo me è un cavallo che ancora è in fase di crescita. Io ho avvertito anche i proprietari che, di questo cavallo, che quello che viene in questo momento bisogna prendere. Perciò è proprio una notte dei desideri. Secondo me è un cavallo che in primavera dimostrerà proprio il suo potenziale. È un cavallo che sta crescendo, è un cavallo che deve maturare. Questo che in questa corsa anche lo farebbe di più, anche secondo me, migliorare in queste prestazioni. Bene, come vi dicevo, allora ci sarà questo jackpot di 7.494 euro che cadrà tutto sulla prima corsa, quindi è un montepremio riservato a cui si aggiungeranno poi le varie altre scommesse. La prima corsa che aprirà il convegno con qualche ritardo, nel senso che è spostato dalle 14.10 solitamente alle 15.30, questo perché la corsa Tris poi nazionale è prevista per le 18.30, quindi apertura del convegno 15.30 col premio al CEO, doppio chilometro in pista sabbia per i 3 anni con 8 soggetti al via. La scala pesi è aperta con 61,5 kg da alabare. Vediamoci il servizio proprio per scoprire le ultime performance. Di difficile pronostico è l'handicap discendente sul doppio chilometro per i 3 anni che apre il convegno al Mediterraneo. Perché? Dunque, nel campo partenti figurano nomi come quello di Principe di Malta, l'imbattuto della sabbia, per dire, e che di certo non darà podio facile agli avversari. Alabare, primo dello schieramento, che paga il peso alla qualità. Ancora il grande Mattioli, che con il suo posto d'onore al debutto in pista diede Red Oak alletta davvero parecchio. Red Oak, dunque, una grande forma, altra papabile, in linea peraltro nel premio Gucci con lo stesso Principe di Malta. E se volete c'è anche un Romeo Swing che, sebbene affronti per la prima volta la sabbia, viene da buoni contesti dove ha espresso altrettante incoraggianti potenzialità. Per la sorpresa magari. Questi sono i fatti, al campo l'ardua sentenza. La barra che ha 61,5 kg e questa perizia non è stata gradita dal team, ne abbiamo parlato mentre eravamo naturalmente in scuderia con Enzo Guerrieri e sentiamo cosa ci dice. Ho 61,5 kg. E infatti io sono, diciamo che arrabbiato con l'handicap, perché mi ha dato un peso impossibile con la categoria, perché qua c'è un cavallo, Principe di Malta, che vince 5 primi, cioè 5 vittorie, e io gli devo dare 1,5 kg a Principe di Malta, che vincendo una discendente di minima con 63,5. E quindi adesso la corsa come la vede? Io la vedo che Principe di Malta mi dovrebbe battere, onestamente. Poi c'è qualche cavallo, c'è una cavalla che scende da Roma, che l'ha montato mio figlio, che la conosco bene, che con questo peso dovrebbe dire la sua, alta definizione. Questa è una cavalla che in sabbia, secondo il mio parere, è una cavalla buona. Con questo peso penso che ci metta d'accordo tutte e due, sia il mio che il Principe di Malta. E alta dimensione con Principe di Malta si affida Enzo Guerrieri. Voce fuori campo, Stefano, che ne pensi? Ma per logica l'1 e 2 sono due cavalli che secondo me è una coppia da staccato. Ora la sorpresa può nascere da Red Oak, che ultimamente ha vinto bene in sabbia, una cavalla sempre positiva. Perché ha frequentato buone compagnie e buone linee di riferimento, sì. Mi sbaglio, Sabina? Sì, certo, Red Oak, sì. Tra l'altro Giuseppe Gentilesca è molto fiducioso, la monta lui, è molto fiducioso su questa cavalla, sta attraversando un ottimo momento di forma. Per quanto riguarda il web, no, dico, aspetta un attimo, sì. Facciamo concludere Stefano, stava dicendo, sì. Insomma, staccata questa accoppiata, poi sorpresa. La grande sorpresa è il grande Mattioli, debuttato bene in pista, è secondo proprio a Red Oak e molto scarico. Io mi faccio portavoce della segreteria corsa, che invece nomina il numero 6 di Romeo Swing, sottolinea che è sfortunato all'ultimo, ma un soggetto dai buoni mezzi potrebbe in questa categoria fare bene. Sì, web? Dal web ti dico che non c'è molta fiducia per quanto riguarda la bare, la stessa fiducia invece che si dà sicuramente a Principe di Malta, che è il nome che viene fuori in tutti i pronostici, e a Romeo Swing. Il signor Alibrio si affida, così come Guerrieri, ad alta dimensione, e invece il signor Benny esclude proprio tutto il resto e invece fa il nome di grande Mattioli, che ha corso veramente bene all'ultima. Tra l'altro ha avuto dei problemi in pista, Stefano, non so se vedeva delle buche e quindi saltava. Sì, infatti ecco perché
l'ho vista anche questa corsa, perché io avevo la Turri, e ho visto un cavallo che non si fidava bene nella pista. Pensa che adesso con questi chili, il cavallo che già conosce, perché ha corso sabato questa pista, potrebbe essere un cavallo interessante. Avrebbe avuto, secondo me, anche la possibilità di vincere la volta scorsa se non avesse avuto questi piccoli problemi in pista. Bene, allora andiamo invece alla seconda di corsa, che è la corsa che ha un montepremi più importante, 11.000 euro e una condizionata sul doppio chilometro in pista sabbia per i 4 anni e oltre. Sono 6 soggetti al via, pochi ma buoni, anche perché c'è Super Refuse numero 6, che è la reginetta della sabbia, viene fuori da un poker di vittorie, c'è poco da dire sulla sua presenza. Poi però ci sono altri soggetti che comunque hanno militato in piazze importanti. Vediamoci il servizio per poter sottolineare appunto le ultime uscite di questi soggetti. Sulla carta qui c'è poco da fare. C'è la reginetta del Dirt Super Refuse, che ha peso, forma e credenziali da essere la cavalla da battere. È reduce peraltro da un poker di vittorie, e questo non è un piccolo particolare. New Jersey Day, sebbene sia gettonatissimo per l'eccellente condizione, deve dimostrare in sabbia quello che di ottimo ha fatto vedere sulla pista in erba. Stesso discorso vale per Pontalibre, alternative entrambi comunque alla Boschiana Refuse. Chi ha affermato in sabbia invece è Motobecane, che però alza decisamente il tiro. Pericoloso infine il pesino di Pleasant Tiger. Insomma, c'è da comunque scegliere 3 soggetti. Stefano, a chi ti affideresti? Super Refuse, ovviamente. È la cavalla numero che... Numero 6 su? Guarda, mi casca l'occhio proprio su Pontalibre, perché è un cavallo che, anche se corre fuori distanza, è sempre là. Cioè, è un cavallo che, secondo me, se si è adatto oggi su questa pista, sulla pista di sabbia, credo che Vincenzo, per darlo partente, insieme a Pleasant Tiger, e scegliendo una monta come Marino Esposito, penso che abbia visto qualche cosa la mattina che è molto interessante. Certo, è comunque un punto interrogativo il tracciato, che va comunque verificato. Andiamo sul web, cosa dicono i nostri addetti? Ma c'è qualche dubbio per quanto riguarda l'adattabilità in sabbia, sia per New Jersey Day che per Pontalibre. Ad esempio, interpellando Francesco Sirchia, lui li vede molto bene in erba, in sabbia invece col punto interrogativo. È opinione anche di altri. Il signor Benny dice fa il nome di Pontalibre, però con l'incognita appunto del tracciato in sabbia. Peppe Cuccia, Super Refuse non si batte, ma c'è Motobecane e Golden General che potrebbero seguirla. Infatti questo, più che altro c'è la vittoria quasi netta, almeno sulla carta, di Super Refuse, e poi gli altri soggetti, insomma, con l'incognita chi del tracciato, chi della condizione. Da valutare anche i chili addosso a Super Refuse, sono 52 rispetto, che ne so, a New Jersey Day, che comunque ne ha 60, quindi... È anche un peso da sparo. Vi dico che comunque pare che New Jersey Day abbia lavorato bene in sabbia, abbia dei lavori di appunto di rifinizione della corsa. Sabino, incontro la mattina, incontro la corsa. In corsa, è vero. Queste sono le voci della scuderia, hai ragione. Bene, allora andiamo poi alla terza di corsa, che invece è particolarmente numerosa come campo partenti, è un handicap discendente, 1900 metri in pista sabbia per i 4 anni e oltre. Ci sono ben 13 soggetti al via. Ci sentiamo un'intervista che abbiamo realizzato con il signor Guerrieri su Jean Paliguer, un soggetto che è il numero 9 dello schieramento di questo premio Bacchilide. Vediamo cosa ci dice. Questa è la sorpresa della giornata, lo dico senza nascondermi. Seneca corre sempre bene, è il numero 7, in sabbia ha fatto sempre la sua corsa. Il cavallo da battere, secondo me, però c'è il peso con 62 kg e genti di Abruzzo, secondo il mio parere. Intanto non ho detto che con 66 kg non parte il numero 1 dello schieramento Press to Play. Trade Union numero 12 fa rientrare Stefano Postiglione nel campo partenti. Trade Union dopo l'ultima corsa ha avuto un problema e ho dovuto lavorarci 2 mesi per rimettere a posto. Questo cavallo ha delle grandi potenzialità, purtroppo non si esprime tantissimo in corsa. Ora ho ricambiato un po' tutto e spero che Federico
riesca a fare quello che penso io, però ovviamente il campo partenti è venuto una corsa un po' impegnativa. Mi danno tutti i chili, un cavallo che secondo me spenderà un po' troppo all'inizio e penso nel finale qualche cosina potrebbe pagarla. Ma io cito sempre Invincibilità, c'è una cavalla che è una cavalla che corre sempre in sabbia e sappiamo i suoi mezzi quando è in forma e potrebbe dire la sua. Outre Machine è un cavallo valido, Jamba Liger non l'ho visto mai correre in sabbia, perciò non posso ancora esprimermi e non lo conosco neanche. Spendere ancora una parolina a London River, che mi ha battuto proprio l'ultima volta, in quel giorno vincevo con pensavo che volevo vincere tre d'Unione, invece mi ha battuto pure lui. Dal web? Allora, dal web vengono fuori i nomi di Haute Magie, Invisible Touch e Genti d'Abruzzo. È molto gettonato il nome di Thomas Pai. Thomas Pai sulla sabbia? Forse si espressa meglio gettonato il nome sull'erba. Di Thomas Pai. Sai. E opinioni. Il signor Ben invece si affida All I Do Is Win, dice se è vera la linea dell'ultima e se ovviamente si andrà bene in sabbia, ecco, si adatterà alla sabbia. Praticamente li abbiamo nominati tutti. Tutti, sì, tranne qualcuno, insomma, abbiamo nominato veramente tutti, quindi penso che sia una corsa apertissima che lascerà poi spazio anche a quote importanti. Andiamo alla quarta invece, la Ventere, 1200 metri in pista piccola per i 4 anni e oltre, il premio Omero. Qui ci sono invece 9 soggetti al via. Anche su questa corsa abbiamo fatto un'intervista perché c'era proprio scuderia, messo lì a disposizione di telecamera alla Mir, che simpaticamente viene chiamato con il nome di un cantante che arriva sempre secondo, lo sentirete un attimino, c'è un po' di delusione perché non riesce insomma a sconfiggere questa seconda piazza che viene inflitta ogni volta sugli ultimi metri ad Alamir. Allora, andiamo su Alamir che è proprio qui accanto in scuderia. Come si sta comportando lui e l'eterno secondo? No, io l'ho definito Toto Cotugno perché al Festival di Sanremo era sempre secondo Toto Cotugno, per cui lui ha preso la scia di Toto Cotugno. Però sabato onestamente speriamo di vincere perché scendiamo un po' di categoria, facciamo la Venderuccia, anche se a vedere i partenti, qualche cavallo che ci ha battuto tipo Arzan ci sta pure e gli diamo sempre peso se non sbaglio. No. Allora, Alamir 59 m, sì, c'è 1,5 kg di differenza, però pensiamo di batterlo, onestamente. I cavalli di questa corsa? Per me sono Musicat, Arzan e il nostro, questa volta penso che li battiamo. Speriamo. Molto positivo il signor Guerrieri. Che cosa ne pensa il web prima di dare la parola a Stefano? Il web dà invece un'accoppiata netta, Deepest Blue proprio e Alamir. Poi c'è invece il signor Alibrio che gli aggiunge il nome di Musicat. Che ne pensi Stefano? Guarda, secondo me Deepest Blue è pronto per vincere. Cavallo che ho visto una mattina, ha lavorato molto bene, l'ultima volta mi è piaciuto tantissimo, ho corso anche sulla sabbia. E in ordine, cavallo è da temere. Alamir è là, se domani gira bene possibilmente vince anche lui. Però non escludiamo Arzan, che è un cavallo che è sempre su questa distanza e è sempre positivo. Poi la sorpresa può nascere anche da Musicat, un cavallo che ormai ha fatto i suoi trascorsi e penso che se si ricorda chi era, con questi potrebbe contare tantissimo. Andiamo alla quinta di corsa invece, così abbiamo analizzato tutto il convegno in programma sabato all'Ippodromo del Mediterraneo, impegnati 3 anni per un handicap discendente sui 1700 metri in pista grande. È il premio Lirici Greci, dove sono 8 i soggetti, apre con The Noble con 61 kg e a scendere tutti gli altri. Sabina, andiamo sul web. Allora, andiamo sul web. Il web fa il nome di Alka Victor. In progresso Alka Victor piace a molti, devo dire la verità. Piace al signor Benny, piace al signor Alibrio, che insomma fanno il nome di Alka Victor, insieme a Onda Rossa e The Noble. Il signor Benny però parla anche di una litigenda che è alla seconda uscita qui siracusana e lui vede dei buoni propositi. Bene, che ne pensi Stefano di questa quinta corsa? Mi piace Tenoble, Spirivalli
e metterei Tenetnea, che è una galla che l'ultima volta ha avuto un piccolo incertezza nelle gabbie, ha recuperato tantissimo, ora in fondo ormai gli arti sono arrivati, e penso che una cavalla che lei oggi potrebbe, se la cavalla non ha problemi, che manifesta problemi nelle gabbie, potrebbe essere in corsa. Patrizia, c'è Giuseppe Gentilesca che parla di Benetz in questa corsa come la sorpresa proprio della giornata. Questo è un periodo adesso, marzo, aprile, maggio, che è un po' particolare. Dopo che abbiamo insomma visto il meeting e il galà, questo è un periodo in cui le scuderie preparano i puledrini piccoli, si preparano anche ad affrontare il debutto. Beh, sappiamo che pulete adesso... L'istruzione che deve essere giusta, non devono solamente manifestare problemi fisici, problemi, perché ovviamente quando un cavallo va sotto sforzo qualche problemuccio inizia a tirarlo fuori, anche a livello muscolare o addirittura anche osseo, perciò si fermano o si rispettano per l'inverno. Se invece è un cavallo che ovviamente lavorando lo premette e fa vedere che ha un bel motore da sfruttare a maggio e giugno, allora rallegra anche noi allenatori o i fantini che lavorano la mattina, perché si sa che può contare e avere subito la possibilità di vincere. Per gli anziani 3 anni che hanno invece dato in questo meeting, adesso si rallenta? Ma guarda, di solito la primavera migliora le prestazioni dei cavalli, anche perché per loro è fisicamente, cioè ovviamente il cavallo cresce anche in primavera, anche lui, perché segue la natura il cavallo, perciò o si migliora oppure sì, sono un pochettino così stanchini, si lascia perdere per l'inverno. Bene, valutate allora, è una valutazione da soggetto a soggetto, suppongo. Secondo me sì. Allora, per a livello nazionale c'è poco da dire, è successo soltanto un incontro tra le società di corsa e il MIPAF, tutto rimandato comunque ad un'altra riunione che si terrà la prossima settimana. C'era anche il direttore generale che è stato nominato ufficialmente, Emilio Gatto. Il MIPAF dispone di 62 milioni per la convenzione prorogata da alcuni anni e che scadrà il 31 marzo. Il 31 marzo è anche una data importante per quanto riguarda l'Europa, ci ha chiesto di pagare arretrati, se no il galoppo italiano rischia un po' l'esclusione e questo sarebbe un grave danno. Sabina, salutiamo un po' il popolo del web e li ringraziamo naturalmente per i contributi resi. Ovviamente, vi ringrazio tutti voi che siete intervenuti alla nostra puntata, vi rimando l'appuntamento a giovedì prossimo e una buona settimana. Naturalmente l'appuntamento con il galoppo è sabato all'Ippodromo del Mediterraneo, vi ricordiamo se le corse in programma si concluderanno alle 18.30, inizieranno alle 15.30 con la corsa Tris nazionale, ci sarà un jackpot di 7.494, prima corsa Tris, quindi venite a giocare insomma all'Ippodromo del Mediterraneo. Grazie a Stefano Postiglione del contributo dato alla trasmissione e all'Ippica siracusana. Grazie a tutti in regia, al cameraman e alla prossima, arrivederci.